Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questo appuntamento con la domanda fondamentale. La domanda fondamentale di oggi ci è stata posta da un caro amico che segue la rubrica e ha l'occhio di lince, perché alle mie spalle in uno dei video precedenti notò una scritta e pose la domanda. La domanda in questo caso è: che cos'è Bitraiatat Cult? Molti di voi lo conoscono già, molti di voi invece non lo conoscono. Comincio col dire che Bitraiatat Cult, questo quindi tradimento in quel di Cult, fondamentalmente è un gioco da tavolo, perché la GW crea anche giochi da tavolo. O meglio, la GW negli anni ha fatto un sacco di cose interessantissime in questo senso, creando anche appunto dei giochi da tavolo. Alcuni, diciamo, relegati al mondo del gioco da tavolo, quindi fatti per essere giochi da tavolo, spesso in collaborazione con altre aziende che si occupavano appunto di quelli. Invece qui parliamo di un qualcosa di diverso dal solito gioco da tavolo. In che senso? Innanzitutto, perché gioco da tavolo? Perché è un gioco, appunto, questa è una scatola con un gioco all'interno, con due fazioni, che ha delle plance. Le plance praticamente sono quei tabelloni, tra virgolette, di cartoncino, che possono essere grandi o piccole, componibili, eccetera, eccetera, a seconda della moda dei vari anni, con le caselle che possono essere i quadrati, i rettangoli, gli ottagoni, gli esagoni, molto più spesso gli esagoni, sui quali muove, come in questo caso esagoni, dove muovere i pezzi in questo caso. La differenza da un normale gioco da tavolo è che all'interno di questo ci sono miniature Games Workshop. Dovete sapere infatti, o meglio, molti di voi lo sapranno già, che i normali giochi da tavolo, quei giochi che nascono per essere giochi da tavolo, board game, se vogliamo fare un po' gli anglofoni, fondamentalmente hanno solitamente, ma non è sempre detto, un livello delle miniature, quindi dei pezzi in gioco, quando ci sono questi pezzi intesi come miniature, relativamente basso, adesso possono essere anche molto belle. Io faccio un esempio che ho qui a portata di mano, che a me piace molto, quindi divago un secondo come mio solito. Quindi qui questo bel giochino qui, se qualcuno lo riconosce, Zombicide. Zombicide, per esempio, ha un sacco di belle, secondo me, miniature, ma qualitativamente parlando non le ritengo personalmente al livello di quelle della GW. Infatti, solitamente un gioco da tavolo ha lo scopo di divertire le persone, ma in questo senso il livello di dettaglio della miniatura che sta all'interno, delle miniature che stanno all'interno, dei pezzi, proprio, possiamo chiamarli così in questo, dei pezzi da gioco, possiamo chiamarli così, non è così elevato come in Bitraiatat Cult, o come spesso ha fatto la GW negli anni, nel senso che la GW ha un sacco di tradizione riguardo i cosiddetti giochi da tavolo. O meglio, la GW, e qui lo dico, Giovannino Workshop, sei un malandrino, mi sento di dire anche questa cosa. Perché? Perché è lo stesso motivo per cui molti di voi non conoscono questa scatola, perché la GW fa delle cose bellissime, ogni tanto tira fuori delle cose meravigliose, e che però poi si perdono, cioè nel senso, dopo un po' non le fa più, spariscono, finita il numero di stampa, quelle che chi le ha prese, chi non le ha prese, paesiello, fondamentalmente funziona così. E la stessa cosa che accadde con Bitraiatat Cult. Uno dei giochi in scatola, giochi da tavolo, potremmo dire così, che poi qui siamo, qui qualcuno vi bastonerà, perché potremmo anche parlare di gioco di ruolo in realtà, famosissimo per molti di voi, HeroQuest. Tra l'altro c'è la Hasbro, maledetta, non è vero, che recentemente sta cercando di, cioè cercando, sta facendo il Kickstarter a questo punto, cercando di rieditarlo, ma in realtà nacque in collaborazione anni fa, negli anni 80, anni fa,
sono un giovane degli anni 80, quindi qualche annetto fa, con la Games Workshop, appunto, che forniva le miniature, quindi un gioco da tavolo con miniature Games Workshop. Games Workshop, insieme alla Hasbro in questo caso, in collaborazione con, appunto, produsse questo gioco meraviglioso. Dico meraviglioso perché dagli anni 80 oggi è ancora giocato, ci sono un monte di appassionati, al punto che le quotazioni dello stesso sono piuttosto altine sul mercato, cosa che ha indotto da quei furboni, e qui non possiamo dirgli ovviamente nulla, della Hasbro, a cercare di rieditarlo per dargli nuovo fasto e farci altri soldi, insomma, in questo senso. La GV ai tempi, in collaborazione con, fece ovviamente anche un sacco di espansioni, anche qui rarissime, la Rocca di Kellar, l'Attacco degli Ogre, insomma ce n'erano veramente un sacco, in italiano, in inglese, comunque se trappolate un po' su internet troverete sia comunità di appassionati che ancora ci giocano, che stanno ovviamente, che hanno inventato anche nuove carte, nuove espansioni, homemade in questo caso, e ovviamente tutto il discorso del mercatino a umma umma, we we alla paesiella, insomma, che ci sta dietro. Dicevo, sono giochi meravigliosi e la GV secondo me ne ha fatti tanti di questi negli anni, alcuni si sono un po' persi, altri è stato meglio che si fossero persi, nel senso che faccio un esempio ancora, qui ho un po' di esempi da proporvi, per esempio questo giochino qui, secondo me è un gioco abbastanza carino, Gorchosen è un gioco carino, fondamentalmente ci sono dentro queste quattro miniature, carte, dadi e plancia, come potete vedere, ok, ci sono queste miniature, questa plancia, e fondamentalmente qui si cerca il favore di Korn, e quindi ci si scorna, perdonate la battuta, tutto il tempo con massimo 4, minimo 2, massimo 4 giocatori. Ovviamente si può giocare anche da soli, ma è molto meno divertente in questo caso. E molto bello il gioco, secondo me è abbastanza riuscito, anche se la serie di questi qui quadrati, vedete la forma quadrata, secondo me nella maggior parte dei casi non l'hanno proprio imbroccata alla GV. La cosa figa, che se mi perdonate il termine in questo senso, è anche il suo punto debole, nel senso che all'interno di questo gioco ci sono queste quattro miniature. Ora, molti di voi stanno già facendo un conto, che è stato anche poi quello che ha portato ad avere problemi, o meglio, a limitare secondo me la diffusione di giochi come Betrayed at Cult, o poi la scatola successiva, Burning of Prospero, bellissimo. Mi piace proprio dirlo, Burning of Prospero. Giochi da tavolo in realtà molti di voi li conoscono, alcuni sono anche famosissimi della GV ancora oggi, Blood Bowl per esempio, che ha visto di recente, da quando vi sto parlando almeno oggi, la sua ultima espansione, fighissima tra l'altro, è un gioco da tavolo, ha il suo tabellone con gli spazi in questo caso per i movimenti delle pedine, che poi sono ancora miniature, e in questo caso però miniature dedicate al gioco, cioè miniature che fondamentalmente tu puoi, se volendo, convertire per utilizzarle in AOS, in Warhammer Fantasy o in quello che vuoi, fondamentalmente anche in 40.000 si possono convertire, ma nascono con l'idea di essere appunto dei giocatori di Blood Bowl, quindi di Football Fantasy in questo senso. Infatti scusatemi in giro, ma stavo mirando che ho lì appunto la nuova versione e oltre alla vecchia, e ci stavo pensando di farvela vedere. Diciamo, tornando al discorso iniziale, prima che come al solito divaghi a bestia, la cosa bella di questa scatola è che ci sono dentro queste quattro miniature, oltre che tutto quello che serve per giocarci, quindi il tabellone, le carte, i dadi, i segnalini, eccetera, eccetera. Il fatto è che questa scatola, adesso non ricordo se costasse, credo, 60 euro, 50 euro, ok. Quattro di queste miniature quanto costano? Ecco, vi siete già fatti il conto. Tendenzialmente queste sono miniature da circa, se non ricordo male, 25 euro l'una. Almeno quando uscì questa scatola, ognuna di queste costava 25 euro. Fatevi i conti, con una scatola ci risparmiavate 50 euro e in più avevate tutto il gioco a dietro. Ecco. Questa è una cosa fighissima che fa GV, l'ha fatta anche Execution Force, è un gioco praticamente con dentro un monte di miniature, costava 100 euro, una scatolona rettangolare, grossa più o meno come questa qui di Betrayed at Cult, con dentro i quattro ovviamente dell'ufficio Assassinorum, quindi la Kallidus e tutti quanti gli altri. Quindi in Execution Force ci sono un sacco di miniature molto interessanti, ci sono appunto i quattro bambolotti dell'ufficio Assassinorum, quindi la Kallidus insieme agli altri tre, abbiamo poi oltre, quindi che va oltre, copre il prezzo di acquisto, quindi già questo appareggiamo, in più abbiamo tutto il gioco all'interno, quindi le plance, la storia eccetera eccetera, la missione da svolgere, in più abbiamo il Lord del Caos, che in questo caso dovrebbe essere assemblato per giocare come Stregone del Caos in armatura Terminator, abbiamo un nutrito gruppo di Space Marine del Caos e poi un sacco di cultisti a profusione.
Questa è la stessa cosa che fondamentalmente succede qui in Betrayal at Kaftan. All'interno abbiamo un sacco di robine interessanti, ci sono fondamentalmente due eroi specifici che sono in questa scatolozza, uno per i World Bearers e l'altro invece per gli Ultramarine, in questo caso, che sono poi, c'è tutta una storia bellissima, ci sono anche i romanzi della Black Library che parlano di questi due piccoletti qui, ok? All'interno, come vedete, abbiamo un Dreadnought Contemptor, abbiamo un sacco di armature catafracti, abbiamo l'MK4, se non ricordo male, insomma, abbiamo un sacco di roba di Horus Heresy. Ok, cos'è successo? Appunto, infatti, è di Horus Heresy. Quindi abbiamo un sacco di roba veramente molto interessante. Qui all'interno, come si presenta la scatola, c'è ovviamente il manualetto per montare le miniature dedicato a Betrayal at Kaftan, quindi a questa scatola. Abbiamo veramente quintalate di miniature che non finiscono mai, perché ovviamente nei giochi della GW da tradizione si vuole che le miniature vengano montate. Sono gli stessi kit, in questo caso, che si trovano in negozio. Quindi in realtà possiamo seguire l'esempio della scatola, ma in realtà possiamo montarci le nostre forze fondamentalmente con tutte, non so se qui adesso riesco a farvelo vedere bene, con tutte le opzioni arma che possiamo desiderare per i nostri Terminator, i nostri Space Marine, eccetera eccetera. Ovviamente ancora sto tirando fuori roba, c'è poi ovviamente il Dreddy Contemptor, qui ancora Space Marine, c'è solamente qua che sono i dadi dedicati al giochino, ci sono le carte interessante, anche qui ce l'ho fatta, anche poi tutta la serie di basette, ci sono gli eroi di questa scatola fondamentalmente e poi delle bellissime plance qui ancora in celofanate di fattura estremamente squisita, con poi, devo vedere qui, da defustellare ancora tutte le varie, i vari segnalini, opzioni eccetera eccetera. E bonus molto interessante, se riesco a scollarlo dal fondo, oltre ad avere un paio di buste poi per i dadi, i segnalini una volta defustellati, più segnalini che i dadi hanno già la loro scatoletta, abbiamo anche delle decals dedicate in questo caso ai World Bearers e agli Ultramarine, ovviamente nel 30.000 in questo caso. Cosa accadde quindi? Qual è la cosa bella? È che ovviamente la scatola andò a ruba e quindi finì fondamentalmente in out of stock in brevissimo tempo, se non che la maggior parte delle persone che l'acquistò, ahimè, però, cioè, meglio buon per loro, questa è una scelta ovviamente personale, per me è un po' per certi versi uno spreco sprecare un così bel gioco, però fondamentalmente molti appassionati la utilizzarono per cominciare o rimpolpare i propri eserciti, principalmente del 30.000, quindi i giocatori soprattutto di Horus Heresy, che non volevano spendere fino a quel momento grosse cifre in Forge World, ovviamente la utilizzarono per andare a rimpolpare o cominciare eserciti del 30.000, perché comprare la scatola, che ai tempi, adesso non ricordo se costasse 120-130 euro, comunque siamo in quel range lì, ovviamente facendo il conto delle miniature contenute, e qui dentro abbiamo, vabbè, regolamento di 48 pagine, 4 sezioni di plancia doppia faccia, quindi contano per 8, 42 carte riepilogative, comando e danno, segnalini assortiti e 38 miniature Citadel. Quindi il capitano Eton, Kurt Ased, quella serpe, potremmo dire così, di Kurt Ased, Sor Garax, il toro, che è il Contemptor Dreadnought, perché volente poi uno se lo può fare come vuole, ma questo nasce come Sor Garax, 30 tattici del 30.000 e 5 Terminator, in questo caso, che dovrebbero essere catafracti, se non ricordo male. Il giro. Quindi, che cos'è Betrayal at Kaftan? È un bellissimo esperimento di GW. GW ne fa spesso di queste scatole. Come dicevo prima, me ne ho citate alcune, c'è stata anche quelle dedicate come Execution Force ai nostri, al nostro ufficio Assassinorum, ce ne sono state alcune dedicate a Korn, come abbiamo visto prima con Gorchosen, ce ne sono state alcune dedicate agli esploratori, quella è una delle peggiori, dedicate agli esploratori Space Marine degli Angeli Sanguinari, non me ne vogliono d'oro gli Angeli Sanguinari, nella giungla contro i Tiranidi. E le miniature, vabbè, erano un po' meh, nel senso che avevamo appunto una squadra di esploratori
esploratori, quindi non era molto appetitosa la scatola di per sé per quanto riguardasse le miniature, quindi non andò proprio a ruba in quel senso lì. Dentro c'erano dei Genoraptor, se non ricordo male, con qualche segnalino, nido, roba del genere, e poi fondamentalmente tutte le plancia esagoni che si potevano aggiungere mano a mano e tutto quanto. Il problema grosso è che come gioco era divertente se giocavi Tiranidi, nel senso che vincevi sempre. L'unico modo per vincere con gli Space Marine, e io credo di averci fatto una novantina di partite perché mi ero incaponito a trovare un modo per vincere con gli Space Marine, in questo caso con gli esploratori degli Space Marine, fondamentalmente uccidere l'avversario. Questo è l'unico modo vero che si ha per vincere a quel gioco. Non lo voglio neanche citare a questo punto, ce l'ho perché da collezionista, ahimè, ce l'ho. Ringrazio anche il mio fornitore spacciatore di fiducia per quel gioco, ma diciamo che non è ben riuscito in termini di gioco. Ce ne sono stati altri, uno in particolare molto carino, sempre molto goloso. Ecco, il fatto di queste scatole di base che sono molto golose per quanto riguarda il contenuto, nel senso che compri miniature praticamente con uno sconto enorme, in più c'hai veramente il gioco, quindi volendoci puoi anche giocare solo a questo gioco come fosse un gioco da tavolo, con miniature però di livello altissimo, potendole ovviamente assemblare come preferisci tu e dipingere soprattutto come preferisci tu, quindi giocando poi con gli amici anche profani del gioco di Warhammer, poi dici ma queste però le ho dipinte io, e rispetto, e poi e questa ci tengo a dirlo, puoi dipingere anche di merda, tu puoi veramente dipingere, te lo dice uno che dipinge di merda, puoi dipingere anche di merda, ma dipingerai sempre meglio delle miniature predipinte che trovi nei giochi in scatola. Convincimi del contrario, a meno che ovviamente non te l'ha dipinto un pittore bravo, ma solitamente quelle tipo che, se qualcuno di voi le aveva acquistato, quelle di Dungeons and Dragons, che sono poi in plasticaccia morbida, quella che anche volendo dipingerla si bestemmia in sanscrito. Quelle che sono già predipinte comunque sono un dito in quel posto per volerle ridipingere, ma posso dipingere, tu puoi dipingere di cacca, ma non così di cacca volendo, e quindi è anche una cosa bella da condividere poi con gli amici. Tu puoi dipingere anche male, ma puoi fare il figo perché sei il pittore della situazione in questo caso, e poi col tempo comunque sappiamo si può migliorare, e seguendo la guida galattica del modellista abbiamo diverse rubriche in questo senso, ma vi rimando alla prossima puntata per questo. Tornando al nostro Betray of the Cult, da un lato appunto questa politica di GW di fare questi bellissimi giochi in scatola, alle volte anche molto divertenti, che sono una sorta, da un lato purtroppo vengono viste così, ma di fatto lo sono, un mega sconto sui pezzi. Ne era uscito tempo fa anche uno con due cavalieri imperiali, fondamentalmente poi con dentro c'erano le istruzioni per convertirne uno al caos prima che uscissero i kit di quelli dedicati al caos, con degli scenici, quindi potendo poi fare proprio le partite, e con tutto il regolamento per fare come se fosse un gioco da tavolo in questo caso, quindi per diciamo fare partite anche veloci in questo senso, o addirittura campagne, perché poi ovviamente c'era le missioni una collegata all'altra come in Betray the Cult, perché Betray the Cult si basa proprio su dei romanzi di Horus Heresy, e quindi prende la bellissima amicizia che c'era tra questi due personaggi in copertina, li vedete qui, ok, quindi quella serpe qua a sinistra, quella serpe di Curta Sed contro il capitano Eto. Loro erano amici amicissimi. Poi, appunto, qui Paisiello qualcosa ve l'ha raccontato. Fondamentalmente, l'imperatore mandò gli Ultramarine a distruggere il mondo chiesa, chiamiamolo così, dei World Bearers. Quindi, loro poi tra l'altro ci rimasero malissimo in questa cosa, e seguendo, anzi diciamo che un po', vabbè, lo sapete già seguendo il paesello, ma non voglio svelare troppo, diciamo comunque essendo un po' i fautori dell'eresia, stando dietro Horus, trovarono questa occasione per pugnalare alle spalle fondamentalmente e vendicarsi gli Ultramarine che erano stati mandati dall'imperatore appunto a castigarli per questa cosa che loro mettevano in piedi il credo imperiale, quando invece l'imperatore, sappiamo tutti, non voleva assolutamente essere venerato con Dio, anzi non voleva proprio che esistessero le religioni in seno all'Imperium in questo caso. E quindi in questa scatola cosa succede? GW fa il suo solito discorso dove fa uscire questa scatola con miniature fantastiche, cose bellissime, prezzo vantaggiosissimo se contiamo solo le miniature, gioco in questo caso secondo me molto ben riuscito, sono diverse missioni una concatenata all'altra dove si deve cercare di portarla a casa in tutte le maniere, una sorta di campagna, una sorta di gioco campagna da tavolo in questo caso, quindi si può giocare anche solo una partita veloce, come invece farsi proprio tutta la campagna in questo senso su più giornate magari, o facendo una full immersion, e diventa una figata fotonica.
Dall'altro lato poi GV cosa fa? Smette di produrlo. Il gioco va, vende, funziona, è bellissimo, poi dice no, poi basta, non mi va più a questo senso. Anche con Gangs of Comrade c'era un gioco, cioè, per chi si ricorda, quella scatola che fa parte delle scatole quadrate, come questa, come le chiamo io, le scatole piccole, quindi sulle 50 euro, dentro avevate un monte di modelli dei Dark Eldar, che oggi ovviamente non si chiamano più Dark Eldar, ma io continuo a chiamarli così, perché così poi Umbe è tanto contento, ciao Umbe. E con dentro le moto, con dentro un sacco di roba e le guglie, quelle che dovrebbero, dei cartoncini che dovranno rappresentare le guglie di Comorag, appunto della città. E bellissimo perché dà la base per questo gioco che secondo me è veramente interessantissimo, dove appunto si scontrano queste gang tra le guglie di Comorag, dandosi sportellate, sparandosi, utilizzando le droghe per aumentare le loro prestazioni eccetera eccetera. E c'è un gioco, per chi l'avesse giocato, che è una base di gioco che assomiglia molto a X-Wing come tipologia, proprio per muovere in questo caso appunto le moto a reazione, le jet bike o gli Hellions, se non ricordo male si chiamano, quelle specie di skateboard volanti come quella del cattivo di Spider-Man, insomma, il Goblin. Ok, in questo senso il gioco è molto divertente e c'è tutta una serie di possibilità di ampliarlo a campagna, quindi di comprare poi i potenziamenti per i vari personaggi, perché è un po' una sorta di gioco dove la tua squadra è un po' la Blood Bowl, no? Puoi comprargli poi i miglioramenti, comprare i giocatori, comprargli in questo caso le droghe, comprargli in base alle vittorie che ottieni, comprargli le psicodroghe, comprargli i pezzi delle moto, i pezzi per truccare il motore, insomma, e diventa una cosa interessante. Peccato che sia uscito venduto, presumo un po' per tutto, perché sono tutti i giocatori Dark Eldar o sì, o chi voleva mai ricominciare, ovviamente ne approfittava, quei 50 euro portavi a casa veramente un sacco di materiale interessante, ma il gioco purtroppo fu lasciato così. E a parte alcuni giochi che sono famosi, come diciamo prima, Blood Bowl o HeroQuest, in questo caso che ci segue da anni, dove anche la GV magari fa delle espansioni, c'è un gioco, tra l'altro, ecco, in questo senso, come al solito divago un attimino perché mi piace farlo, c'è un gioco che vorrei portare alla vostra attenzione perché sta facendo, secondo me, un gioco molto bello, con miniature anche qui eccezionali, fatto veramente bene, con una serie di espansioni che però stanno ritirando dal mercato. Quindi quando guarderete questo video, correte sul sito Games Workshop o sui mercatini e cercatene una copia. Blackstone Fortress. GV ha cominciato anni fa a fare Warhammer Quest, soprattutto col fantasy. In realtà voi sapete che esistono anche Space Hulk, che è un gioco ambientato nel 40.000, che è stato ristampato diverse volte proprio perché è bellissimo, con miniature anche qui fantastiche. Molti stanno ancora cercando i Terminator Blood Angel appunto all'interno delle ultime scatole stampate di Space Hulk. Ecco, questa è una scatola da tenere d'occhio. Fate in tempo, correte adesso, non so se farete in tempo quando guarderete questo video, perché è una scatola che sta sparendo dal negozio. Le espansioni, molte espansioni non sono già più vendute e ne hanno fatte veramente di belle. E qui è ambientato appunto in una Blackstone Fortress. Ci sono dentro delle miniature fantastiche, abbiamo anche un uomo di ferro e per chi segue, guardatemi qui, per chi segue il lore, tutta la parte di background, di ambientazione, gli uomini di ferro sono le intelligenze artificiali, vuol dire che qualcuno, e probabilmente più di uno, sono sopravvissuti, e in questo gioco ne abbiamo uno con la sua storia, con miniature che potete vedere, secondo me sono veramente eccezionali, più ovviamente tutte le miniature dei, diciamo, cattivi, degli antagonisti, perché ovviamente noi si va a interpretare uno o più di questi personaggi che sono gli avventurieri, un po' come nella tradizione di Warhammer Quest, anche nel fantasy, e si va a esplorare questa Blackstone Fortress. Qui ovviamente farò una puntata magari soltanto su Blackstone Fortress e sulle sue espansioni, però per dirvi che quando escono questi giochini qui, non fateveli scappare. Ce n'è uno che ha molti, poi ce ne sono alcuni che dividono le opinioni. Per esempio su HeroQuest siamo tutti abbastanza d'accordo che sia un bellissimo gioco, poi c'è chi ovviamente lo trova col tempo, magari un gioco un po' limitato, quindi cerca appunto di espanderlo, e qui ci sono un sacco di comunità che lo portano avanti. Blood Bowl, che ovviamente anche tutto il discorso delle campagne, le nuove regole, nuove miniature, oltretutto è una figata fotonica, e queste scatole che purtroppo un po' si perdono. Io da collezionista le adoro, fondamentalmente, come potete ben immaginare,
ma anche per il gioco all'interno, perché secondo me questo gioco è veramente ben fatto. È vero, l'avete visto in cellofanato in questa scatola, ma ovviamente ho avuto la possibilità di giocarci con quelli di altri amici in questo caso. Un po' come Dreadfleet invece è un gioco della GV che secondo me è bellissimo, anche se invece divide un pochino i pareri della maggior parte delle persone, perché alcuni lo odiano, non gli piace proprio, altri invece come me lo adorano e lo giocherebbero indossando cappelli e vestiti da pirata. Ambientato nel fantasy, nel vecchio mondo, limite in questo senso, qualcuno dice, il buon Mauro se non ricordo male, che a differenza di questi giochi le miniature di Dreadfleet le puoi usare solo per giocare a Dreadfleet, non le puoi convertire in tanto, che sono modelli di navi in scala piuttosto piccola rispetto alle miniature che noi giochiamo, e quindi ci puoi giocare solo a Dreadfleet, ma sono veramente fantastiche, meriterebbero una vetrina soltanto quelle miniature. Andate a cercarlo anche questo online o eventualmente chiedetemelo in una prossima domanda fondamentale e andrò ad esplorarlo. Per rispondere alla domanda fondamentale, che cos'è Betrayal at Cult? È un gioco da tavolo, in questo senso, con miniature che possiamo però utilizzare all'interno dei nostri giochi più ampi, quindi il 30.000, ma anche ovviamente nel 40.000, visto che ci sono le regole per utilizzare questi modelli anche nel 40.000, quindi possiamo mutuarli. Il mio consiglio è comunque di non dedicare, come hanno fatto molti, se la trovate tutta la scatola a un unico capitolo, quindi molti se no sono presi tipo Paesiello e se li hai fatti tutti Ultramarine probabilmente, perché ovviamente sapete come Paesiello, poi dice che sono belli quelli del caos e poi mi fai Ultramarine, quindi maledetto che non sei altro. Invece fatevi magari due capitoli differenti, e in modo che possiate anche giocarci comunque al gioco all'interno, o trovate, nel senso, potete usare anche miniature del 40.000, poi alla fine chi se ne frega. Certo è che ambientato in questa storia è molto più bello secondo me farlo con le miniature, tant'è vero che ho dichiarato questa cosa anni fa, un po' me ne vergogno ma me ne assumo la responsabilità, ho detto che è la prima volta che mi è venuta la voglia di dipingere un modello come Ultramarine in questo senso, solo per questo gioco qui. Ancora non l'ho fatto, come lo sapete, perché ovviamente dipingo tantissimo e di merda in questo senso, ma comunque mi ha fatto venire voglia di dipingere da Ultramarine, perché la storia all'interno è avvincente. Non ho letto tutti i romanzi, anche se qualcosa ho leggiucchiato. Qui è una storia bellissima, dicevo prima, siamo praticamente con due amici che erano lealisti, uno che però va a tradire l'altro, col maledetto Kurt Asedd, che mi va a tradire il capitano Eton. Vanno praticamente... Horus, siamo all'inizio dell'eresia, quindi di quando sta tradendo, ancora non è stato scoperto, non si è ancora dichiarato apertamente, e praticamente manda i World Bearers, quindi con il nostro capitanato e il nostro Kurt Asedd, a dare ufficialmente supporto agli Ultramarine per, non mi ricordo che, azione militare, eccetera, eccetera. Loro arrivano, vengono accolti con tutti gli onori, come gli amici e i fratelli che dovrebbero essere, che ancora gli Ultramarine pensano che siano. Oltretutto Eton è molto, il capitano Eton è contentissimo di ritrovare un caro amico come Kurt Asedd, che in realtà era un cappellano una volta, mi dice anche questa cosa. E di rivederlo, in realtà non sa ancora che verranno traditi e verranno, ci saranno migliaia di Ultramarini che perderanno la vita, i civili, anche perché poi Kalt è proprio un pianeta del sistema Ultramar, è un gioiello praticamente del sistema Ultramar, ma viene fondamentalmente devastato da questo attacco, ma soprattutto ci sarà non vi vorrei svelare troppo, però ve lo dico lo stesso, quindi spoiler, ve lo dico prima, ci sarà praticamente una reazione del sole di Kalt che fondamentalmente fonderà l'esterno del pianeta, quindi soltanto tutta la civiltà che si è sviluppata all'interno sopravviverà, perché poi ci sono tutti i tunnel sotterranei, eccetera. Quindi infatti la prima missione parte con gli Ultramarine che devono riuscire a entrare nelle porte prima che queste si chiudano, e ovviamente se non fai in tempo ti si bruciano i modelli, e quindi davvero viene proprio Paesiello con la fiamma ossidrica che ti brucia modelli a casa, questo fa parte ovviamente del gioco, e non li puoi più giocare. Poi dice che li ha bruciati, in realtà li ha fatti sparire, ma è un altro discorso. E parte proprio così, perché poi Kalt fuori è un po' come Jesolo d'Agosto, come crematoria, quindi tutta una devastazione nucleare, radiazioni e cose di quel genere lì. E poi si sviluppa appunto, perché ovviamente poi gli Ultramarini si rendono conto di essere, sono capoccioni, ma poi a una certa si rendono conto di essere stati traditi, e quindi devono fare determinate cose, classica corsa contro il tempo, per riuscire ovviamente a ribaltare la situazione. Ovviamente dall'altro lato c'è il giocatore invece dei World Bearers, che sta ovviamente facendo cose che gli Ultramarini ancora non sanno bene, cioè sta facendo un rituale per evocare le forze degli dei oscuri, e quindi c'è tutta una corsa contro il tempo
tempo e chissà, chissà chi vincerà. Quindi vi consiglio, se lo trovate in giro, di approfittarne, di comprarlo. Tenete d'occhio ovviamente il sito di Mamma GV in questo caso per poter non perdere ovviamente questi giochi. Ci sono stati altri anche del Fantasy, adesso ne arriveranno sicuramente altri, quindi tenete d'occhio anche la sezione giochi da tavolo in questo senso del sito della Games Workshop, anche perché Warhammer Quest ne sono già passati due, me lo ricordo, prima ancora di questo ne sono già passati due. Abbiamo avuto la Silver Tower, anche qui con modelli fantastici. Poi il gioco in quel caso molti lo trovano un po' noioso all'inizio, anche perché o fai tutta, lo riesci a fare tutta la campagna, ma dovendo rifarlo da capo ogni volta è come giocare la prima missione ogni volta. Dopo bello, un po' dici che balle, vorrei provare qualcosa di diverso. Molto più interessante la seconda edizione, nelle ultime, parlando delle ultime del fantasy, di Warhammer Quest, a parte che sono entrambe ovviamente ambientate in Aos, quindi siamo usciti dal vecchio mondo, ai noi per qualcuno, ma siamo entrati ovviamente nel nuovo mondo, diciamo così, o comunque nell'immaginario di Age of Sigmar. E il secondo Warhammer Quest, Shadows over Hammerall, è molto bello perché la differenza tra i due è che nel primo c'è un sistema di gioco, per così dire, automatico. Cosa intendo per automatico? Nel senso che come in Assassination Force, fondamentalmente i giocatori interpretano, diciamo, gli eroi, in questo senso, gli avventurieri, ma non ci serve un master, quindi non ci sarà un master che andrà a muovere le pedine, che andrà a muovere i mostri, che tirerà i dadi, eccetera, eccetera. C'è tutto un sistema per cui questi avranno reazioni a seconda del tiro di dado che il giocatore di turno farà. È un po' come in Zombicide, per chi ci ha giocato, quando ovviamente voi fate delle azioni, create rumore e tutti gli zombie si avvicinano il più possibile a quel rumore lì. Quindi non c'è in realtà un qualcuno che decide, ma diciamo ci sono delle situazioni che si vengono a creare. La cosa bella è che appunto ogni volta che ci giochi dipende dal tiro di dado, quindi le reazioni e le situazioni potrebbero essere diverse anche giocando la stessa missione. Questo lo trovo abbastanza divertente. Per molti è anche un po' limitante, però come gioco da tavolo secondo me ci sta alla grande. Invece il secondo Warhammer Quest, quindi Shadows of Hammerall, in questo senso ha il master, prevede ovviamente la figura del master come in Hero Quest o nei giochi di ruolo di vecchia tradizione, e ovviamente in questo senso è come essere in un dungeon, siamo nelle fogne, potremmo dire così, comunque nella parte sotterranea della città di Hammerall, e qui con la possibilità di uscire, andare al mercato, comprare cose, fare rifornimenti, riposarsi in zone un po' più tranquille. Detto questo, non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento e rivederci alla prossima puntata. Ciao! Diavolo si chiamavano. Perché mi vado a impelagare queste cose, Umbe? Aspetta, non mi viene più come si chiamano. Quelli del caos, porca miseria. Ah, mannaggia a me. Quindi, cos'è? Per rispondere alla domanda, cos'è? Mannaggia, la memoria da anziano è veramente una brutta cosa. Perché poi non riesco ad andare avanti se non lo vengo a sapere. Quindi faccio proprio uno stop, va.